Avete scelto una sfida complicata, no? Mescolare crime movie, dark comedy, mafia. Come è nata questa idea? Come mai avete, diciamo, sentito l'esigenza di questo passo? L'idea allora, è nata dal 93 praticamente, cioè da quando i magistrati sono passati da eroi a cattivi praticamente, almeno per una buona fetta di popolo italiano, diciamo. Quindi diciamo che questa cosa che comunque è stata accentuata negli ultimi anni ci ha fatto venire quest'idea qui, cioè cosa accadrebbe se un magistrato accusato ingiustamente passasse dall'altra parte, cioè diventasse esattamente quello di cui lo accusano. Sulla carta era un'idea molto seria, però Molto molto drammatica. Il drammatica. problema è che noi non lo Non lo siamo. siamo. Non lo siamo e volevamo appunto comunque distanziarci da tutto un mondo di crime, di film drammatici che parlano di mafia, che ce ne sono tanti. E ci è venuto abbastanza naturale, devo dire, perché comunque ecco, per nostra natura tendiamo a essere molto a prendere le distanze dalle cose, a saperci anche ridere in alcuni casi. E appunto, avendo anche fatto tante commedie che non abbiamo girato come se lo fossero, in realtà qui abbiamo fatto il contrario, era una storia drammatica che abbiamo girato come fosse una commedia nera, ecco. Beh, del resto, se anche buona parte delle istituzioni non fa di tutto per non apparire seria, molto spesso, perché dovremmo farlo noi, che facciamo spettacolo del resto. L'importante era che non fosse una parodia, Esatto, quello era un po' anche un obiettivo, una linea. Un orizzonte da non raggiungere mai, ecco. sapere che questa serie andrà sulla platea internazionale ha cambiato un po', se ha cambiato come. Il vostro modo di impostarla, visto che la vedranno in Ah, tutto il no, mondo, perché comunque vedranno alla Bob. fine, essendo lo spunto una storia di vendetta, che citando l'ultima stagione di Boris è un high concept, è abbastanza trasversale, cioè non. È una storia che più universale non si può. Certo, ci sono dentro delle cose che sono molto inerenti Molto italiane. molto italiane, però diciamo che la meschinità di quel mondo, il mondo criminale, ma anche la meschinità che poi verrà via via fuori nelle puntate del mondo di piccoli criminali che gestisce il personaggio di Ruby come avvocato, sono abbastanza universali. Dopotutto, noi abbiamo avuto serie come Better Call Saul, dove il protagonista è a tutti gli effetti molto italiano, cioè è un personaggio molto in gamba, pieno di talento, però non riesce a mettere il suo talento a disposizione della cosa giusta. Lo fa a servizio del raggiro, della truffa. Non ci siamo mai interrogati, guarda, forse questa cosa non la capiscono, dovremmo cambiare. No, in realtà siamo andati molto, molto liberi. Forse l'unico momento in cui abbiamo pensato che questa serie esce in 240 paesi è quando abbiamo scelto il titolo, perché non ci veniva un corrispettivo italiano efficace. Ho detto, vabbè, ma dai, The Bad Guy alla fine va bene, lo vedranno in tutto il All'epoca c'era il brano di mondo. Billie Esce in tutto Eilish. il mondo, quindi andrà bene così. Sulla qualità dei vostri protagonisti non ci sono discussioni, ovviamente, ma come li avete scelti? Li avete visti già scrivendo i loro volti oppure? Guarda, ne abbiamo incontrato Luigi Locascio e Nastri d'Argento, l'abbiamo intravisto 2019 2019, questo. stavamo scrivendo, stavamo immaginando il personaggio Nino, appena abbiamo visto Luigi abbiamo detto, ma sai che, Si può puntini guardare, ma puntini, lui potrebbe l'abbiamo essere un incontrato grazie, insospettabile, perché poi alla fine lui è esatto, proprio l'uomo insospettabile. beh, Cioè. dopotutto è stato Peppino Impastato, più insospettabile di lui, insomma, portarlo dall'altro lato ci sembrava molto divertente. Poi grazie ai nostri casting director, Fabio Labanzi e Michela Minischietti, abbiamo organizzato un Un aperitivo, agguato un più che agguato, dove gli abbiamo altro. praticamente parlato a ruota libera della serie. E lui ha detto di sì. Sì, anche perché il sogno degli attori, parliamoci chiaro, è anche fare i cattivi poi alla fine, diventare cattivi. Quindi lui ha accettato con Noi citiamo sempre grande. Henry Fonda, che a un certo punto dice una volta West ha Esatto. fatto il cattivo. E non voleva Giusto, farlo. Luigi è stato più ben disposto rispetto a Henry Fonda, giusto. Con diciamo. Claudia invece, ecco, è stato amore a prima vista, quindi serviva appunto un personaggio, un volto che portasse i segni di quello che sono i segni del personaggio, e Claudia ce li ha e poi ci ha messo tantissima umanità e poi noi l'amiamo proprio appassionatamente. Grazie. A te.